Lui si chiama Massimo Acciai Baggiani, nato a Firenze nel 75, laureato in lettere, e con una tesi sulla comunicazione nella fantascienza, e redattore della rivista L'Aria di Broca e autore di una ventina di libri editi. Massimo Acciai Baggiani. Mi sentite? Ok, uso questo. Ciao, buonasera a tutti, ringrazio, sì, come è già stato detto, io sono nato qui a Firenze, sono qui fiorentino, però mi sento cosmopolita, cittadino del mondo. Ho viaggiato molti posti e spesso i miei viaggi sono state ispirazioni per le mie poesie. Ora, per questa antologia di cui ho l'onore di far parte, ringrazio ancora i curatori che mi hanno ospitato, ho scelto alcune poesie un po' vecchie, a cui però sono legato. Comincio proprio, grazie mille. Comincio proprio con questa poesia intitolata Montpellier, il mio paese, che esprime quanto ho detto adesso. La geografia del cuore non segue linee né confini. Ci sono luoghi vicini e lontani dove ho posato sguardi e respiri. Non all'Italia, a Firenze o al quartiere volgo il pensiero, ma al vero aspetto del cielo notturno, che è ovunque uguale, e ovunque mi accoglie e non coglie distingui continui sulla carta. È mille contorni che abbraccio con gli occhi, e mille ritorni e nomi che dissi. Grazie. Poi vi leggo una poesia, visto che siamo... Pronto? Siamo ambiente universitario, questa l'ho scritta all'università tanto tempo. Momenti. Ci sarebbero tante cose belle nella vita, atte a suscitar meraviglia. Anche la finestrella di un cesso universitario che incornicia un cielo azzurro può riportare la mente a giorni più sereni, passati per sempre. Anche un rumore che risuona in una vasta aula vuota è qualcosa senza tempo, atavico. E poi una poesia un po' dal sapore crepuscolare, che si intitola Lasciatemi in pace, è un po' alla palazzesca, insomma. Lasciatemi in pace, non lo vedete quanto sono stanco? Lasciatemi qui, come una cosa qualunque, appoggiata sulla terra. Vi lascio alle vostre corse, alle vostre lotte, io per oggi stacco. Sento i miliardi di anni del mio DNA, la gravità che mi lega dolcemente al suolo, le molecole che scivolano le une sulle altre, e ancora mi piace immergermi nell'oblio. Grazie, grazie. Vabbè, concludo con questo notturno numero 2, mi sembra il tema, insomma. Ci abbiamo anche l'atmosfera, Perfetto. Sì, di questo ne facevamo anche a meno, di questo scrosciolio, però vabbè. La notte non mi è più amica, ma ha ancora una sua dolcezza, quella dei gesti misurati e composti, della voce calda e vasta, del silenzio mai assoluto, del sonno che arriva come un amico discreto. A volte mi trovo ancora in piedi, ne sono indispettito, ma non troppo. Il giorno è finito, non ancora, si prolunga come un'ombra nella mente, cerca i miei occhi lucidi che anelano chiudersi e riaprirsi su un nuovo giorno. Grazie.